Ciao ragazzi e bentornati nel canale di Off Samuel. La scorsa settimana l'MSP Calcio ha conquistato una vittoria contro il Basca con il rigore sbagliato di Samuel, ma poi subito realizzato di ribattuta e con il super gol di tacco di Bonaccorsi, che ha portato la squadra a mantenersi al vertice della classifica a più 4 sulla seconda. Ed è arrivato proprio adesso il momento della sfida scudetto prima contro seconda. Ora passiamo agli allenamenti della settimana. Ragazzi, è andata via la luce e siamo completamente al buio, guardate. Non riescono a ripristinarla. Com'è allenarsi al buio? Io? Fenomenino. Fenomenino. Dai. Oddio. Oggi è una di quelle partite che ogni bambino sogna di giocare. Una partita così importante, una partita che può valere molto, soprattutto per un percorso di questo tipo, per un percorso che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno fino adesso. Sto andando al pranzo di squadra, che la società ha organizzato per noi, quindi ci vediamo direttamente al pranzo. Ci siamo o no? Ci siamo ragazzi. Let's go. Grazie Giorgino. Oggi si mangia, vero? No, ragazzi, io impazzisco. MasterChef MSP Calcio. No, vabbè. Ragazzi, è così che funziona. La professionalità, ma qui non siamo in prima categoria. Qua siamo già in Lega Pro, siamo in eccellenza, ragazzi. Come è andato questo pranzo? Pranzo perfetto. Un po' come la nostra partita di oggi. Oggi deve essere perfetta. È una di quelle partite dove non possiamo sbagliare. No, ma l'approccio, la partita puoi anche perderla, però non puoi sbagliare l'approccio mentale alla partita. Ragazzi, l'approccio mentale è fondamentale. L'hai capita? Fondamentale, mentalmente. Ok. Cosa serve per vincere questa partita? Serve fare un gol più degli altri. Il calcio è molto semplice. Noi dobbiamo giocare come sappiamo. Cattivi, determinati, aggressivi, senza mollare mai e facendo tutto quello che si può fare e anche di più fino alla fine, all'ultimo secondo della partita. Perché è così che si interpretano le cose. Perché è così che si interpreta lo sport. Di Off Samuel. Arbitro, mi raccomando! Arbitro! Ok. Esco di casa per andare allo stadio a tifare Bubano. Il clima è quello delle grandi occasioni, perché c'è la 21esima giornata di campionato, c'è la sfida al vertice, c'è MSP contro Bubano. Un saluto da parte di Federico Marconi e Isaac, che si fa vedere balla come fa sempre. Ma è tutto pronto per partire, allora godiamoci le emozioni del match. E si comincia con il primo possesso del Bubano, e il supporto della curva sud lo sentite, ma occhio anche al supporto della curva nord, sponda MSP. Ecco appunto. Occhio qui a un contatto, calcio di rigore per il Bubano, fallo proprio di Samuel. Parte Franchini e fa 1-0 al sesto minuto del primo tempo. Avanti il Bubano con il gol di Franchini. Ed esulta la curva sud. Valli a picchiare, Isaac, valli a picchiare! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valli a picchiare! Quale generalità? No, io ho proprio 7 fratelli, ragazzi. Una testa, ragazzi, abbiamo fatto. E si riparte, avete sentito che le reazioni, no? A bordo campo dei tifosi, 1-0 per il Bubano. E adesso vediamo se sarà capace di reagire. Sì, però il VAR, guardiamolo, cazzo! Ecco, il fratello ha già le idee chiare. No. Ah? Cioè, non ho capito, c'era il VAR addirittura nella Coppa d'Africa e non c'è qui? Che paese, ragazzi! Ovviamente ci dissociamo da tutto ciò che sta dicendo Isaac, che sia chiaro. Oppure nella Coppa d'Africa, eh. Già. Che imbarazzo.
E ci sarà pure il Ghana ai mondiali, non l'Italia. Questo è ancora più imbarazzante. Assurdo. Dai che siete sotto. Calcio d'angolo per l'MSP. È pronto Samuel dalla bandierina, pronto a mettere dentro il pallone. Cross sul secondo palo, non è messo fuori. Dai calmo te. Ancora la discesa sulla corsia di destra al decimo minuto del primo tempo. Occhio al mancino da fuori. La risposta del portiere sul mancino di Gogliormella. E occhio al contropiede. Calcio d'angolo per il Bubano. Battuto sul primo palo. I pugni alla Superman del portiere. Poi occhio al sinistro. Velleitario, come dicevano negli anni Ottanta. Ora Samuel a dar fastidio, a recuperare il pallone illegalmente, secondo il direttore di gara. Calcio di punizione battuto sul secondo palo, 0-2, ma tutto fermo perché c'è stato il tocco di mano, abbastanza evidente per la verità anche in diretta. Eccolo qui il momento, gol giustamente annullato. Anche se il giocatore è ancora giù, perché c'è stato il contatto col portiere. Ventesimo del primo tempo, angolo di Samuel, pallone che gira sul secondo palo e colpisce il palo sul colpo di testa del capitano Bertan, che ha colpito benissimo. Pallone forse troppo pulito e troppo defilato. Samuel perde il pallone in mezzo a due, altra ripartenza e altra conclusione larga. Allora, c'è chi viene per vedere le partite, c'è chi viene per pettinare i capelli ai ragazzi. Da notare l'interesse da parte di Isaac per la partita del fratello. Cosa sta facendo? Vabbè, torniamo in campo che non ci interessa. Occhio perché c'è ancora spazio a sinistra per il Bubano. Altro inserimento centrale, superato il portiere e il pallone termina sul fondo. Ma che chance! Gol, differenza zero! Ancora! Gol, differenza zero! Ancora! Gol, differenza! Ecco, Isaac ci piace molto di più così. Bravi. Samuel sbaglia il tocco, poi si riprende il pallone, lo difende molto bene Samuel, che si gira, vuole entrare in partita. Bella anche l'apertura sulla corsia di destra. Occhio a Christian Crippa, buona la sponda per il cross all'interno dell'area a cercare Samuel. Palla messa fuori però, si chiude bene il Bubano. Ora buon momento da parte dell'MSP che insiste. Rimpallo vinto e altra apertura sull'out mancino. Gogliormella punta, mette dentro e con il petto fa 1-1 Licciardo, che fa esplodere la curva nord. Tredicesimo gol in campionato per Licciardo, ma soprattutto MSP che torna sul livello del mare. E adesso si fanno sentire i tifosi. Si riparte dall'1-1 arrivato proprio al tramonto del primo tempo. Occhio ancora al cross all'interno dell'area col pallone che viene allontanato, ma che brivido per l'MSP che stava forse ancora pensando al gol dell'1-1. Tramonta adesso il primo tempo col brivido finale, parità all'intervallo. Fine primo tempo 1-1, sfida scudetto, davvero sfida scudetto. Mamma mia ragazzi, è stata una partita veramente è un microfono da sonda. Ok. È stata una partita veramente emozionante, pieno di avventure. Ho visto Samuel sbagliare tanto, più che altro, forse però, un po' nervoso, ha fatto anche un brutto fallo. È che stamattina prima di venire in campo il riso con il pollo non era pronto. E se non lo mangia prima della partita è un po' nervoso, ok? Vedo un pubblico molto caldo, soprattutto dei ragazzini che stanno cantando bianco-nero differenza zero, insomma, che io farei entrare in questo momento. Venite qua, allora, venite qua. Ce la fanno a ribaltare la partita, ce la fanno a ribaltare. Per Samuel. Un messaggio per Samuel, cosa dite? Cosa allora, dite? Allora, se sei gol ti regalo il riso con pollo. Oh, esatto. Ok. Bianco, nero, differenza zero! Bianco, nero, differenza zero! Bravi, linea allo studio. E si riparte dall'1-1. Lancio sulla corsia di destra a cercare Crippa, che difende molto bene il pallone. Si gira, cerca il dribbling e finisce giù. Ma non c'è nulla secondo l'arbitro. Qui però sposta il pallone, contatto evidente.
Samuel. Prova ad andare, ne ha due addosso, li salta entrambi. Occhio a Samuel, salta il terzo, no, non salta il terzo. Calcio di punizione di Samuel, 8 nel secondo tempo. Bella palla sul secondo palo e ancora il gol dell'MSP, stavolta con Nagoglio Ormella, che fa 20 in campionato. Samuel, che ha dato una palla straordinaria, fa 14 assist in campionato. Remontata dell'MSP ed esultanza con la curva, che spettacolo! Si riparte con l'MSP, che l'ha ribaltata dopo essere stata sotto inizialmente. Adesso attenzione alla reazione però da parte del Bubano sull'out Mancino, con il cross dentro messo fuori. Occhio che è in zona tiro il numero 8, che però ci pensa, non calcia, crossa e arriva il gol del 2-2 De Martino. Ha reagito subito, neanche due minuti dopo il Bubano. Resta il fatto che sia una partita straordinaria, qui però dimenticato dai difensori il numero 10. Pallone girato, occhio al contatto, palla buona sulla sinistra e conclusione larga, ma adesso psicologicamente soffre l'MSP. Calcio di punizione battuto sul secondo palo, bucato l'intervento e grande brivido perché c'era ancora De Martino. Calcio di punizione ancora sul secondo palo, intervento mancato, De Martino in zona e pallone sul fondo. L'angolo per il Bubano, battuto sul primo palo e adesso stanno puntando il portiere dell'MSP, che sta dimostrando un po' di incertezze negli ultimi istanti. Doppio colpo di testa all'interno dell'area per Crippa, fino in fondo, cerca il cross non trovando il compagno. 3 minuti al 90esimo, attacca ancora il Bubano sulla corsia di sinistra, occhio alla chance, occhio al contatto e anche qui l'arbitro lascia correre. Francamente ho dubbi qui come li avevo nell'altra area di rigore, non rigore prima, non rigore poi. Samuel prova ad insistere, ancora un'azione personale per il 6, che ha trovato il 14esimo assist oggi della sua straordinaria stagione. Non riesce a trovare la bandierina, non riesce a far respirare i suoi. 30 secondi al 90esimo, ancora Samuel come prima, stavolta verso la porta, non trovandola. E dopo 3 minuti di recupero, game over, 2-2 tra MSP e Bubano in questa straordinaria sfida a scudetto. Ci siamo divertiti, il pubblico ci ha fatto divertire come i 22 in campo. E allora è tutto da parte di Federico Marconi, grazie e alla prossima. Salutate la campolista! Eccolo qua! Oh. Deluso, deluso. No, dai ragazzi, non sono deluso, però 2-2, secondo me pareggio abbastanza giusto. Loro hanno meritato qualcosina di più. L'ultima azione, ragazzi, è stata veramente pericolosa perché c'è stato un rumore che ha fatto, come l'avete vista voi? È stato un rumore, Un rigore strano, che se l'arbitro fischiava ci poteva anche stare. Voi come l'avete vista voi da fuori, che mi siete venuti a vedere per la prima volta, ragazzi? Primissima volta, ragazzi. Cioè, no, bella, cioè dalla realtà ti accorgi quanto i ritmi siano elevati, una cosa che dal video secondo me non te ne rendi perfettamente conto, grazie del microfono, regia, funziona, siamo sicuri. Prova, ok, dammi una sponsorata, va bene? Più che altro... Non siamo su Sky Sport, non siamo sul mio canale. Infatti questo è da zona. Ah, ok. Ok, insomma... Oh, è tuo fratello? Sì. No, è lui il mio fratello. Allora, quello bello, ovviamente. Sono quello bello, Harry. Guardi che bel passo che faccio.
Risultato positivo secondo te? Risultato positivo sì, perché a livello di classifica non cambia nulla sia per loro che per noi, quindi ce la giocheremo tutte con le partite che mancano. Per noi ne mancano 4 e per loro ne mancano 5, ragazzi, quindi sarà bello seguirlo fino alla fine, ragazzi, e vedere come andrà questo campionato. Tutto può succedere. Quando hai fatto il fallo all'inizio, sì, nel calcio di rigore loro, insomma, secondo me è stato un momento psicologico per te, come l'hai vissuto? Perché io lì ho pensato, ok, adesso Samuel gioca nervoso e farà una brutta prestazione. Ragazzi, secondo te è influito, mi è crollato letteralmente il mondo addosso, perché io sono entrato in campo straconcentrato, voglioso di fare, però lì secondo me ho avuto un eccesso di foga, perché ho procurato il rigore e... Fenomenino! In casa nostra? In casa nostra? Fenomenino! Vi dirò la verità, per la dinamica che è stata, non l'ho fatta apposta. Cioè, lui mi ha tagliato la strada, stavo correndo, okay, e l'ho preso con i piedi. Cioè, non volevo fargli un'entrata in ruenta. Ok. E poi, niente, ha segnato, però sono stati bravi a star concentrati e a riprenderla col pareggio, a fare il 2-1 e farci fare gol. Cioè, noi è stato lasciato da solo, io non capisco la difesa. E il capo non è contento, che ti sta guardando. Il capo non è contento, ma il capo deve pensare a marcare, perché se il capo marca, no. Brutta gesta. Ero meno in forma, okay, come al solito. Infatti si è un po' visto che oggi non ho brillato. I neri non hanno paura dei cani. Oddio. Citazione Isaac. Vorrei eliminare questo tabù. Non abbiamo paura dei cani. Non abbiamo. Va bene, ragazzi. Quindi testa la prossima. Testa la prossima. Contro chi giocate la prossima? La prossima giochiamo contro Fly Sant'Antonio. E uscirà venerdì prossimo. Io, ragazzi, vi ringrazio immensamente. Mi raccomando, continuate a seguire il canale. Quindi iscrivetevi, seguite tutto il nostro percorso. Seguitemi anche su Instagram OffSam, che carico anche un po' di anteprima, un po' di spoiler. Un po' di spoiler, un po' di post match. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Linea allo studio. Bella, Sam. Dura oggi. Due ragazzi sofferto. Però non puoi sbagliare l'approccio mentale alla partita. Calcio di rigore. Samuel ha fatto rigore.